Ed eccoci qui in questo primo tempo dell'ultima partita della sezione Biennio. Il Marotta team che perde per 1-0. Un calcio di rigore concesso all'arbitro. Vediamo la palla lanciata in avanti. Nessuno ci arriva e fallo laterale. Caputo. Direttamente per Adamo. Caputo. Palla indietro per Capasso. Vediamo ancora Capasso a gioco con il difensore, cerca 1-2, Marotta prova il tiro dalla distanza ma è Sbilenco, la palla è fuori e si lamenta Marotta. Vediamo Adamo, scusate, Di Lorenzo, la palla per Capasso. Vediamo Napoleone a tu per tu per prendere il pallonetto e c'è la parata di Adamo. 1-2 Amato, bello questo 1-2, Arrigo il destro e c'è la parata, calcio d'angolo. Arrigo, vediamo se la mette in mezzo. Capasso rimedia ma rischiando l'autorete. Ecco Marotta, la mette in mezzo molto intelligentemente per Napoleone. Bello il tacco per Marotta ma Di Lorenzo capisce tutto e parte il contropiede. Il contropiede Di Lorenzo, la palla in mezzo, c'è l'uscita del portiere un po' rischiosa. Arrigo rimedia, Orefice la scambia con Marotta che se ne va sulla fascia, gli mette palla in calcio d'angolo. Caputo bestemmia e l'arbitro lo richiama. La palla in mezzo, Capasso il velo intelligente, vediamo, cerca il suggerimento di attenta Arrigo per Napoleone, si chiama un fallo, l'arbitro lo concede. L'arbitro ha aspettato che si concretizzasse il vantaggio. Vediamo un po', Orefice addirittura prova il destro, Capasso si oppone col petto, ancora Orefice per Napoleone, Orefice al tiro e c'è la rete, 2-0. Alto Orefice dopo una bella azione, un bello scambio con Napoleone, c'è il vantaggio per 2-0. Sulla battuta direttamente Di Lorenzo indietro per il difensore Adamo, cerca lo scambio con Di Lorenzo, Orefice, Caputo direttamente per Adamo, il dribbling a rientrare di Adamo, se ne va Adamo, prova un altro dribbling, Marotta gli mette il pallone in calcio d'angolo. Adamo a battere molto velocemente, vogliono recuperare la palla in mezzo di Adamo, c'è Arrigo che rimedia però Capasso, la palla ha toccato la rete quindi è uscita, sarà fallo laterale. È uscita, non protestare, è uscita. Arrigo, palla per Marotta, ancora per Arrigo. Arrigo il dribbling a rientrare, molto bravo tecnicamente questo ragazzo, lo ha pestato perché era passaggio e poi Sbilenco. Orefice cerca di rimediare, ancora Arrigo, Marotta, bello il disimpegno. Marotta la dà sulla fascia per Napoleone, riesce a tenerla in campo. Orefice al sinistro di prima, troppa la distanza, la palla finisce fuori. Caputo in avanti, bello l'anticipo di Orefice. Adamo la mette giù, Adamo vediamo se prova il dribbling. Adamo si accentra, vediamo, proverà il destro, non gli danno spazio. Adamo tiene ancora palla, la dà indietro per Capasso, 1-2 Adamo perde palla. Chiudiamo con questa azione il collegamento per quanto riguarda il primo tempo ed eccoci qui nel secondo tempo di questo posticipo serale del torneo Biennio con la squadra di Marotta che si imponeva nel primo tempo ma adesso è sotto, cerca di recuperare. Vediamo Arrigo che mette la palla in fallo laterale. Adamo, dribbling di Adamo, vediamo un po', se ne va sulla fascia, porta palla Adamo. Capasso, sbagliato il suggerimento, in avanti, palla in fallo laterale. Orefice, sembra voler caricare addirittura il tiro, Orefice finta il tiro, la dà bene sulla fascia per Arrigo, la palla in mezzo, c'è il recupero del difensore, parte il contropiede, attenzione, vediamo, Caputo chiama la palla, Fabrizio Capasso al destro, palla fuori, non inquadra la porta. Marotta, addirittura prova il pallonetto, che gol di Pietro Marotta! Che gol di Pietro Marotta, mamma mia! Mamma mia, a chi lo dedichi Pietro? Pietro, a chi lo dedichi? Non lo può dire. Che gol di Pietro Marotta, assurdo! Si lamentano gli avversari su una presunta mancata battuta. In realtà il portiere ha passato il pallone a Marotta, il quale ha tirato direttamente in porta.
Vediamo Capasso che con termini molto eloquenti chiama gli avversari. Girata intanto di Lorenzo, che si infrange di poco sul secondo palo. Ci sarà il fondo. Bello questo finale di partita. Pietro Marotta addirittura riprova il pallonetto. Questa volta non gli va bene. Però Napoleone sulla respinta. C'è la parata del portiere. 2-0 per gli avversari, mi dice la regia. Vediamo Capasso mette palla in fallo laterale. Parte il cotopiede, Adamo se ne va sulla fascia, velocissimo. Adamo mette il pallone in mezzo, Di Lorenzo, miracolo del portiere, ancora Di Lorenzo, ancora il portiere. Che miracolo del portiere, doppia scivolata. Vediamo, Capasso bloccato al momento del tiro. Ci sarà fallo di fondo, bellissimo questo finale ragazzi. Bellissimo, il portiere palla in avanti. Caputo, Capasso di testa, mette palla in calcio d'angolo. Ci credono i Marotta team. Vediamo Napoleone. La mette forte in mezzo Napoleone, Marotta, Caputo, vediamo, parte il contropiede, Caputo, dribbling a rientrare, Caputo, incespica sul pallone, Marotta, la palla in mezzo Orefice, Orefice al destro, calcio di rigore ragazzi, seguiamo questo rigore e chiudiamo il collegamento. Marotta un felicione, potrebbe portare il risultato sul 1-0 per gli avversari quando manca ancora un bel po' di tempo alla fine del secondo tempo. Marotta, chiedi in diretta. Se la faccia, se segno questo gol, se la faccia. Dipende da te, dai, la forza è con te, dai. Vediamo, Napoleone parte, il tiro e c'è la rete. Accorciate le distanze. Chiudiamo con questo gol il collegamento per quanto riguarda il secondo tempo. Qui chiudiamoci una lite. Siamo qui con l'uomo partita della partita, Marotta team seconda B, Caputo, che prestazione, 8 reti, che ne pensi di questa partita? Penso che sulla carta la partita prima era difficile, che Pietro Marotta all'inizio si è fatto un po' buffone che portava i giocatori forti, però penso che abbia vinto il migliore in campo, cioè abbia vinto la squadra migliore. Davvero una partita superba, un feeling crescente con la tua squadra, cosa vuoi dire ai tuoi compagni? Io voglio dire una cosa, che egoista. Il Romano ci fa solo buchi. Io penso che è egoista questo ragazzo. Io penso che abbia ragione tanto lui, perché si è fatto buffone tutta la settimana, che vinceva, che ci distruggeva, però ma ai tuoi compagni cosa prometti ai tuoi compagni? Dove li puoi portare? Prometto che insieme vinceremo il torneo. Va bene, grazie.